Siamo qui più o meno un lavoro oggi di 10 minuti perché Fluid è una progressione di scoperta, una scoperta della nostra vita, del nostro corpo e ogni scoperta va fatta senza giudizi. Se tu cominci a entrare nella logica di Fluid, che non è un allenamento, ma è un viaggio di apertura, potenza, di scoprire la tua forza. E anche il tuo equilibrio, anche la tua debolezza, perché ci sono posti dove siamo anche deboli, cambia tutto, perché io personalmente, Fluid per me non può mancare durante la giornata, perché è il mio reset per cominciare la giornata. Mi fa sentire più centrata, mi fa sentire più in contatto con me stessa e questa è una cosa che non ha prezzo. Così, cominciamo in Child's Pose. Un posto eccellente dove in questa posa proviamo di stare sul nostro tappetino, che è un luogo sicuro e dove nessuno ci deve rompere, scusami, lo dico, mi è venuto proprio così, però nessun tipo di ansia o preoccupazione ci deve arrivare sopra questo tappetino. Rimani fuori dal tappetino, fuori dalla porta se possibile, spegnete o mettetevi in silenzio la vostra telefonate, così nessuno ti deve dare fastidio, almeno per 10 minuti. La testa va giù, rilassati le spalle, rilassati il petto, costringi l'aria dietro la gola, inspiri solo con un respiro è molto importante perché quando siamo in ansia ci accorciamo il respiro, invece il respiro porta ossigeno ai muscoli. Portiamoci su, ok? I gomiti, poggili e poggiate le ginocchia, correggete le ginocchia che vi diventano parallele e poi stendiamo le gambe, le teniamo 4, 3, 2 e appoggio. Respira. Stendo provando di stendere fino ai taloni. Spalle rilassate, 4, 3, 2, appoggio, semplicemente dolcemente indietro per le spalle, vengo in avanti, stendo le gambe, lavoro sui alluce, 4, 3, 2, piego, stendo indietro, vengo in avanti, sollevo le gambe, 4, 3, 2, piego le gambe. Poggio la mano destra, poggio la mano sinistra e vado in Downward Looking Dog. Spingo giù più possibile i miei taloni, magari non ti vengono la prima volta. Non riesci a appoggiare i taloni, ma ripeto, non, senza giudizio, non è una gara. Respiro con il naso, allontano il pavimento. Sollevo il mio sguardo, comincio a camminare in avanti dolcemente dove le mie gambe e la mia schiena mi permette di farlo. Allungo le braccia di fronte a me, allungo il collo di fronte a me, rilassando le spalle. Espiro, scendo giù. Lascio le braccia totalmente a peso morto. Testa a peso morto. Poi sali lentamente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Le mani scendono al petto. Risalgo con le braccia. E scendo giù, schiena dritta più possibile, fino in fondo, fino in fondo. Scendo giù, fermo qua. Allungo le gambe, braccia di fronte a me, porto la destra indietro, la sinistra indietro. Abbasso le ginocchia. Adesso andiamo fino a terra con i gomiti stretti, collo lungo. E 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E appoggio a terra perché questo, diciamo, movimento a rallenti è quello che ti darà la forza a lungo andare per poi fare tutte quelle mosse che mi vedi magari in un fluido un po' più avanzato. Cobra, piccola cobra, spalle basse, collo lungo, per 4, per 3, per 2. Scendo giù, mi spingo su sulle ginocchia, piego le gambe e mi impiego indietro. Respirando, per 4, per 3, per 2. Sollevo la sinistra, la gamba sinistra viene su, lo porto al petto e lo porto tra le mani. Se non mi arriva tra le mani, mi aiuto dolcemente con le
la mano per a farlo avanzare e divarico la punta del piede frontale ed è allineato con l'arco, diciamo, del piede destro. Braccia fuori, ci siamo qui. Stendo per 4, per 3, per 2. Poi vengo su, respiro, perché comunque è la prima volta e questo dà tanto acido lattico alle gambe. Scendo di nuovo, stendo le braccia, inspiro, rovescio il mio warrior. Apro, vengo in avanti in side angle, che può essere di essere di fronte ai miei occhi, può essere direttamente sopra l'orecchio, o altrimenti tocco la spalla, estendo le braccia finché non mi dà fastidio sulla spalla, scendo sul ginocchio. A questo punto porto questa mano dietro la schiena e l'incastro su la coscia, aprendo la spalla e guardando su. Sentirai una torsione sulle spalle. Per 4, per 3, per 2. Vengo su stendendo la gamba. Bella la mia gamba. Ok, può essere sempre al, diciamo, wrapped o altrimenti sulla schiena. La posso tenere anche sulla schiena. Scendo giù con la mano sinistra, che può anche stare sullo stinco, volendo. E guardo su. Se ho un yoga block, lo posso appoggiare anche su yoga block. 4, 3, 2. Scendo giù con quella gamba e apro l'altra gamba. Ok, a questo punto andiamo in goddess pose. Sono le ginocchia sono divaricate. Le ginocchia puntano il dito medio dei piedi. E proprio vado a lavorare l'interno coscia. Destra e sinistra. Lentamente vado da una parte all'altra, centrale, e faccio 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamo lato, aprendo il piede sinistro, scendo in Warrior 2 dall'altra parte, le braccia si sono stese e lo teniamo. Provando a tenere addominali tesi, energia sul piede sinistro, energia sul piede destro, lo trattengo, ok? Dopodiché vengo su, recupero la gamba. Spalle rilassate. La cosa bella di fluida è anche di dare tempi di recupero per poi entrare sempre più concentrato sul nostro lavoro. Scendo giù, rovescio, rovescio. Inspiro su e appoggio gomito destro e arrivo sopra quell'orecchio facendo di fronte, sopra o spostando il braccio per cercare di non stressare mai il nostro la nostra cuffia rotatoria, la nostra spalla. Inspiro quella mano su, passo dietro, incastro sulla coscia, tiro indietro la spalla sinistra, guardo su. Poi comincio a sollevare la gamba, stendere la gamba destra e posso stare sullo stinco a terra, ma provo di mantenere il bind, il wrap per 4, per 3, per 2. Ripiego la gamba destra, lascio la mano sinistra, torno frontale, divarico le punte, chiudo i taloni e ritorniamo sull'interna coscia. Destra e sinistra, lavorando sulle gambe, proprio cercando la nostra apertura, la nostra forza, provando di capire dove siamo ogni giorno con questo mio meraviglioso viaggio. Mettiamo le mani giù adesso, andiamo a piegarci verso la sinistra, ginocchio seguendo quel dito medio, sollevo la punta destra e qui ognuno può trovare il suo allungamento. Respira, schiena dritta, la puoi anche tenerti qua se non riuscite a scendere completamente, però piano piano sentirai che proprio i muscoli diventano più sciolti, più elastici. Poi proviamo di passare dall'altra parte, questo è anche eccellente per l'interno coscia, per chi vuole tonificare l'interno coscia. Punta delle dita del piede sinistro rivolto verso il soffitto, divarico il ginocchio, trovo lo stretch e le braccia compensano da dove non me la sento, così sì, io posso passare destra e sinistra così
Ok. Proprio cercando apertura a questo viaggio. O lo posso fare senza utilizzare le mani, che ovviamente è più intenso. Ma anche ricordate che ognuno deve crescere con questi movimenti. Ok? Mani giù, per favore. Torna in centro, per favore. A questo punto avvicina le gambe di fronte a noi. Guarda di fronte a noi. Inspiro. Le braccia vengono dritte e spostiamo. La sinistra giù, la destra su. Inspira. Rilassa le spalle. Poi porta la destra dietro l'anca di nuovo per fare un twist sulla spalla. Aprire la spalla, guardare sopra la spalla destra, sentire l'interno coscia sulla sinistra che si sta allungando. Energia entrambi i piedi, il collo lungo. Respira. Perché non, cioè, quello che vorrei che notaste non è uno sforzo, mi sto soffrendo, cavolo, come quanto è difficile, ma quanto mi sto aprendo. Destra giù, sinistra su, guardo il soffitto se possibile, se il mio collo me la permette. Se il collo non mi permette, rimango giù. Tu devi trovare la tua comfort entro mia guida. Non devi fare quello che faccio io. Devi fare, usare come guida il movimento e lasciare che il tuo corpo decide che cosa fai. Questo è fluid. E ogni giorno tu crescerai. La mano passa indietro la coscia. Guarda in su. Respiro. 4. 3. 2. E 1. Scendo giù. Portate le ginocchia giù per un attimo. Recupero. Senti come le gambe sono molto più sciolte, molto più attive, molto più coinvolte in questi movimenti. E tu respiri e basta. E recuperi e basta. E senti come stai lavorando. È eccellente, è vero? Ok. Adesso vorrei che provassimo di fare una split. Però lo partiamo in modo un po' più facile, cioè mi porto le gambe davanti, poi ti faccio vedere in modo un po' più avanzato. Gambe di fronte a noi, schiena dritta e provi di portare in avanti il bacino per scendere in avanti, ok? Però per venire con il piede, non sono curva, porta in avanti il bacino e per prima, camminando in avanti con le mani e poi scendo giù affinché il mio corpo mi permette di scendere giù. Questo è un viaggio. Io vengo dalla danza e la prima volta che ho ricominciato a fare questo, mie gambe facevano cosa? Dove vuoi andare? Invece noi possiamo semplicemente con lo stretching ritrovare partendo alto, poi il giorno dopo sarai più basso ancora, fino a magari ritornare con il petto a terra fra qualche mese, chissà, o qualche giorno. Ognuno ha il suo viaggio e il viaggio è sempre, ripeto, corretto. Altro esercizio che mi piace da morire per le anche per le gambe, che oggi stiamo lavorando tanto le gambe, è porta lo stinco destro giù, allinea il piede con il ginocchio destro, ok? Vedi che c'è tanto spazio qua, io non ho l'apertura tale per permettermi di stare giù, però è una stretch per l'anca meraviglioso. Respiro, porta ossigeno all'anca. Senti come sta lavorando? Tranquillamente lo lascio che si fa il suo di lavoro. Spalle rilassate, ok? E poi, semplicemente spostando il peso del corpo, sentirai più o meno, ok, stretch nella quella gamba. Prendi la gamba come un bambino, ok, da coccolare e semplicemente facciamo un movimento di dondolo per la gamba, proprio per aprirlo nell'anca. And relax. Cambiamo l'altra gamba. La sinistra viene appoggiato giù normalmente, il piede destro viene sopra il ginocchio sinistro e questo è il movimento, sentirai, che apre l'anca destra. Non devo fare nient'altro, ma portare il respiro dall'anca. È la prima volta, ragazzi, lo so, che c'è dolore, c'è rigidità,
c'è una sensazione di quasi frustrazione. Mi ricordo tutto, cioè non sto dicendo che è bim bum bam, diventiamo subito più sciolti, ma è un viaggio, fluido è un viaggio, e ogni giorno cerco di aprire il mio corpo, di cercare il mio corpo, di dialogare con il mio corpo, e questo challenge è proprio farti aprire quel dialogo per man mano diventare sempre più forte, sempre più resiliente e sempre più guerrieri. Poi prendiamo la gamba, piccolo bambino che andiamo aprire senza mai esagerare, non è necessario esagerare, piano piano. And relax, lasciala andare. Grazie ragazzi per veramente di fare questo challenge con me, sono molto onorata che ogni giorno crescete con me, cambiate con me, trovate la vostra forza con me, e piano piano diventerete sempre la massima espressione di voi stessi, che ogni giorno cambia e ogni giorno evolve, per far sì che la nostra vita diventa un viaggio meraviglioso che alla fine diremo mamma mia quanto ho vissuto, e parte dal tuo corpo. Da questo sono sempre stata convinta, e nessuno sarà in grado di convincermi diversamente, perché è un viaggio, è un parco giochi, è qualcosa di straordinario, è la macchina dove noi viviamo ogni giorno della nostra vita, così teniamola in forma per vivere al meglio. Baci dalla Jill e vi aspetto domani.